Oggi è un giorno importante per quanto riguarda la stabilizzazione. Questo che cosa significa, questo nuovo innesto, diciamo? Ma è un giorno importante perché si pone in continuità con un lavoro che è stato fatto dalla precedente giunta. Noi abbiamo costituito, ricordo a tutti, la Messina Social City il 18 dicembre 2018, i servizi sono partiti il 1 marzo 2018, abbiamo assunto degli impegni, li abbiamo assunti in maniera precisa attraverso degli atti amministrativi. Sono degli impegni che stiamo portando avanti. Questa è una seconda fase, una fase importante in cui si danno ulteriori risposte. Ulteriori risposte intanto ai nostri utenti e poi anche a chi ci lavora ogni giorno. Quindi siamo soddisfatti perché stiamo riuscendo a mantenere gli impegni presi e a portare avanti il percorso che avevamo tracciato. Tra l'altro nel programma si parla del welfare al centro la persona e si parla anche di un'emergenza sociale economica, se ne è parlato anche nel confronto di oggi, anche con i sindacati, di un'emergenza sempre più forte sul piano economico. Che cosa possono fare i servizi sociali in tal senso? Ma i servizi sociali, come sempre, rappresentano il cuore della città e quindi sono la parte e hanno un ruolo determinante. È chiaro che c'è stato uno stravolgimento di quelle che sono anche le realtà e i bisogni presenti a causa del Covid, a causa anche della guerra, che è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione, che c'è stato un ulteriore impoverimento delle famiglie. Ed è chiaro che a questi bisogni ci vogliono delle risposte forti e dobbiamo essere noi a darli e non aspettare quelle che arrivano dal governo, perché altrimenti ci troviamo veramente in difficoltà. E io ogni giorno mi trovo a ricevere persone che mi rappresentano le loro necessità e i loro bisogni, che riguardano anche purtroppo le case, perché sono ripresi gli sfratti. Quindi dobbiamo fare in modo che anche le misure che ci sono a disposizione funzionino. Uno fra tutti il reddito di cittadinanza, che ricordo a tutti da un punto di vista di inclusione. Non ha funzionato per il contributo affitti e quindi fare in modo invece che queste misure diventano effettive e che aiutano anche le amministrazioni a poter aiutare di conseguenza le persone. Una maggiore presenza nel territorio grazie anche a questi nuovi innesti. La prima, diciamo, emergenza, abbiamo parlato dell'aspetto economico, il primo intervento strutturale che si può fare nelle politiche sociali. Ma l'intervento fondamentale è arrivare direttamente alle persone. La nostra città è una città che si estende in lunghezze, quindi noi dobbiamo essere in grado di cogliere i bisogni direttamente nel posto in cui si trovano le persone. Quindi quando diciamo che Messina deve essere policentrica, lo diciamo in tutti i sensi. Il ruolo strategico sarà dato dalle circoscrizioni, ma questo rientra nel nostro impegno di programma che noi abbiamo chiamato appunto municipalità, perché saranno dei punti, dei piccoli municipi presenti nel territorio con tutti i servizi. Sicuramente si arricchiranno anche di nuove presenze, di nuove figure che sono fondamentali per rispondere ai bisogni.